E noi abbiamo argomento far nascere a Siena il centro di riferimento per i brevetti nel settore delle scienze della vita e l'impegno del governatore Rossi che oggi è stato in visita istituzionale nei laboratori di Toscana Life Science, un settore, ha detto Rossi, che tra vaccini e ricerca occupa più di 3.600 persone e su MPS dice basta assalti speculativi. Silvia Ferretti. Molto di più di una visita, un impegno concreto per rilanciare le eccellenze di Siena, non soltanto turismo e cultura, ma anche ricerca e innovazione, come quella portata avanti nei laboratori di Toscana Life Science, l'incubatore nato nel 2005 per favorire la nascita di imprese nel campo delle scienze della vita. Il governatore Rossi li ha visitati nella sua giornata dedicata a Siena, un settore importante per la città che tra ricerca e produzione di vaccini dà lavoro ad oltre 3.600 persone. Da qui la proposta di organizzare proprio a Siena gli stati generali delle scienze della vita. Ho proposto anche che si faccia a Siena la sede dove si fanno i brevetti per le scienze della vita. Brevettare è la condizione per non farci portare via dalle multinazionali il frutto della nostra ricerca ed è anche il modo con cui si può puntare a far ricadere sul territorio poi di più gli aspetti produttivi. Rossi è poi intervenuto sul futuro del Monte dei Paschi. Si blocchi questo assalto speculativo che c'è stato nei confronti del Monte e soprattutto io credo ho interesse a dire si configuri una banca che può essere una banca della Toscana, che può essere una banca dell'Italia centrale, la quale, questo ci tengo a sottolinearlo, mantenga un ruolo a Siena e mantenga, anzi in modo più preciso, una direzione a Siena.